tenere a livello europeo, dalla riforma di Dublino alle vie legali e sicure per l'accesso a una missione europea di ricerca e soccorso in mare. Ma diciamoci la verità, le politiche italiane sono state disastrose sull'immigrazione. Le politiche italiane non sono state politiche di accompagnamento e gestione dell'immigrazione. È stata la scelta di non accompagnare il fenomeno. E questo purtroppo è vero, vede delle responsabilità del centrodestra, della destra, ma vede responsabilità anche di quando al governo c'è stato il centrosinistra. Allora, una delle questioni su cui subito abbiamo avuto occasione di fare chiarezza è quella che prima si ricordava, ed è una su quelle su cui mi ero impegnata durante la campagna delle primarie, perché vengo da quella lotta, vengo da quella battaglia, perché vengo da quelle fratture, come tante e tanti di voi, ed è stata quella di dire no al finanziamento della Guardia Costiera Libica che viola i diritti fondamentali delle persone. È stato sbagliato farlo in passato. Ma il vero tema cruciale in Italia si chiama legge Bossi-Fini, che è andata, due nomi, due garanzie peraltro, che è andata a insistere su un testo unico che già non era perfetto. E allora è chiaro che noi dobbiamo ambire a smantellare, cancellare quella Bossi-Fini e a scrivere una nuova politica migratoria dell'accoglienza in questo paese. Perché un conto è chi fugge ed è in cerca di protezione internazionale ed ha diritto di avere i canali regolari d'accesso. Ma bisogna che i canali regolari d'accesso ci siano anche per chi legittimamente sta cercando un'opportunità di vita migliore. E per questo oggi che cosa ha di fronte? Ha di fronte l'ipocrisia di una legge che ti dice che l'unico modo per venire legalmente in Italia è quello che ti chiami un datore di lavoro dall'Italia senza conoscerti in un altro paese e ti offre un lavoro. Ma quando mai? Siamo quelli che poi l'hanno fatta ex post con delle sanatorie che sono state dei capolavori di iniquità. Ma ve le ricordate le file chilometriche alle poste? Poi sostituiti dal delirio di 2 secondi, forse sono stata ottimista, di click day. Ma che tipo di politica è per un paese che almeno dagli anni 80 è un paese che da essere di emigrazione è diventato di immigrazione? Ed è tornato ad essere in questi ultimi anni anche di emigrazione, no? Perché diciamoci pure che questa è una destra che è ossessionata dall'immigrazione e non vede l'emigrazione di tanti giovani competenti che con i salari così bassi e i contratti così precari sono costretti ad andare altrove. A proposito di decreto lavoro approvato con una provocazione il 1° maggio che aumenta la precarietà e aumenta la povertà in questo paese. Perché ha ragione Walter, lo ringrazio del suo bel intervento. Queste cose si tengono insieme. Cioè, perché l'idea che spinge la destra in Italia e in Europa è molto semplice. Cioè, è l'idea che tu, voglio dire, sono molto efficaci a nominare i problemi, ma a fornire le soluzioni stanno a zero, perché a loro non interessano le soluzioni, non gli servono le soluzioni ai problemi concreti delle persone, hanno qualcosa di meglio, un capro espiatorio al giorno, un nemico, che se ci badate è sempre un diverso o una diversa, è sempre una persona migrante, una donna troppo emancipata per i loro gusti, una persona LGBTQIA+, oggi hanno scelto un nuovo nemico, gli ecologisti, no, non so se avete notato, no? Allora è chiaro che davanti a questo noi dobbiamo dare una risposta che sia a 360 gradi, cioè se loro con tutta la loro forza puntano il dito verso il basso per raccontare a chi sta male, anche in Italia, che la colpa è di chi sta ancora peggio, l'ultimo arrivato magari con un barcone in mezzo al Mediterraneo, sta a noi insieme come comunità spingere con tutta la forza che abbiamo quel dito verso l'alto, a vedere chi si è arricchito anche durante queste crisi. Ad esempio non li ho sentiti indignarsi per gli extra profitti maturati in questi anni di crisi, di pandemia, di crisi energetica da molte multinazionali. Allora evidentemente c'è una contraddizione in quella narrazione, no? Allora provare a sminare quel terreno di guerra tra i più fragili, che è quello su cui la destra mira a campare di consenso facile per sempre, sulla paura delle persone, non sulla soluzione a quelle paure. Allora cambiare la Bossi-Fini vuol dire fare ad esempio un permesso di soggiorno per ingresso e ricerca di lavoro, regolare e regolato, di modo che si sappia chi entra. Guardate, questo interessa anche delle comunità che accolgono.
A chi interessa che ci siano persone senza diritti, ricattabili? Se lasciamo che il seme della ricattabilità si insinui nella nostra comunità, ne germerà un fiore di ingiustizia sociale che non colpisce solo le persone migranti, colpisce tutti. Colpisce tutte e colpisce tutti. Pensate alla questione del dumping sociale e salariale. È una destra ipocrita che se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con i datori di lavoro italiani che li impiegano irregolarmente nei campi delle aziende. Partiamo da lì. Qualcuno ha interesse a sfruttare, qualcuno ha interesse che ci siano persone invisibili quando entrano in Italia o che vivono in situazioni di fortuna o anzi di sfortuna nelle nostre campagne, nei campi. Pensate al caporalato. Ecco, allora assicurare dignità e uguali diritti a tutti i lavoratori e le lavoratrici è un primo passo avanti. È per questo che ci stiamo battendo, fortunatamente insieme alle altre opposizioni, per dire che in Italia serve un salario minimo sotto al quale non si chiama lavoro e sfruttamento, bisogna dire le cose come stanno. Perché se tu riesci a cominciare a dire che quei diritti spettano a tutte e tutti i lavoratori e lavoratrici, e allora fai un passo avanti, eviti quella ricattabilità. E però insieme naturalmente devi anche lavorare su politiche di accoglienza e di inclusione sociale. E su questo ha ragione Walter, non si fanno senza risorse, non si fanno coi tagli al welfare, fatemi dire. Ci stiamo battendo anche a difesa della sanità pubblica universalistica, perché questo governo sta tagliando e noi difenderemo invece la sanità da tagli e privatizzazioni che stanno già arrivando. E questo lo faremo a vantaggio di tutta la comunità. E così come le politiche sociali sono state sempre più schiacciate, sempre più rese meno universali, perché potessero essere non diritti, ma vantaggi o favori che bisognava andare a chiedere a qualcuno. Ecco, da lì dobbiamo ripartire. Allora accanto a questo dico, sulle politiche d'accoglienza, il decreto, guardate, io non riesco a chiamarlo decreto Cutro, perché credo che sia una mancanza di rispetto alle vittime di quell'ennesimo naufragio. Il decreto che hanno fatto sull'immigrazione è un decreto spregevole, perché non solo mira a cancellare la protezione speciale, che vuol dire lasciare per strada le persone più fragili. L'avevamo visto con i decreti sicurezza, avevamo visto come quel decreto ha fatto aumentare la situazione di irregolarità. E dall'altra parte è un decreto che cerca di smantellare il sistema di accoglienza diffuso, l'unico che garantisce piccole soluzioni abitative dove si riesce in trasparenza a garantire dei servizi di inclusione, dei servizi di accompagnamento al lavoro, alla conoscenza della lingua, così si fa l'inclusione, no? Non con le grandi concentrazioni dove spariscono i diritti e spesso si infila anche l'interesse economico, quando non direttamente la criminalità organizzata, perché abbiamo visto anche questo, no? Allora, la grande concentrazione è nemica della buona inclusione e non a caso quel decreto cosa spinge? A dei centri dove si stia, no? Per un tempo sempre più lungo in attesa di risposta delle domande, senza peraltro che ci sia il personale necessario per affrontare con specifiche competenze quelle domande. Questi hotspot, diciamo, alle frontiere, che poi non devono per forza essere alle frontiere. Ma parliamo con una giornalista qui che io ringrazio anche personalmente, perché ha sempre fatto luce sulle storture che in questi anni avvenivano dal punto di vista migratorio e avvenivano anche, per, lo voglio dire per inciso, con governi precedenti. Penso alla questione delle navi ONG ostacolate terribilmente, aspettando sempre di più per avere un porto di assegnazione, e come prima ricordava il sindaco, io trovo che sia vergognoso allungare la sofferenza di persone salvate dal mare per portarli verso porti più distanti. L'abbiamo visto anche qui in Toscana, l'abbiamo visto in Emilia Romagna. Forti coi deboli e deboli coi forti, sono questi. Allora tanto dovremo fare, ma fatemi aggiungere un'ultima questione, perché quando si parla di antirazzismo e antidiscriminazione è chiaro che dobbiamo partire da una battaglia che è anche culturale, non ce lo dobbiamo nascondere, in questo ci investe tutte e tutti di una responsabilità. A partire da quando vediamo un'ingiustizia, vediamo un pregiudizio, una discriminazione, a non restare indifferenti, a intervenire, a parlare, a fare valere i diritti delle persone, perché guardate che in quell'indifferenza che spesso si è lasciato spazio alla discriminazione e anche a quello che in passato è diventato autoritarismo, è lì che dobbiamo esserci come comunità, ma vuol dire pure fare, fatemi dire, un grande investimento sulla scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale. Perché è da lì che si parte a contrastare le diseguaglianze.
stiamo battendo per salvare i fondi previsti nel PNRR sui nidi. Pensate il paradosso della prima presidente del Consiglio donna che rischia di cancellare i fondi per i nidi, come se non sapesse che sono fondamentali per ridurre le diseguaglianze tra bambini e bambine dai primi mesi di vita, per aumentare la coesione sociale, ma anche, diciamolo, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e quindi per evitare che il carico di cura di lavoro non pagato continui a gravare sproporzionatamente sulle spalle delle donne. Quando insisto sulla differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista come le donne, dai nidi, dalle scuole si parte con un grande investimento nell'educazione alle differenze. Credo che anche di questo abbiate parlato in questi giorni, parlerete in questi giorni. Educazione alle differenze per agire su quelle differenze prima che diventino diseguaglianze e non certo per cancellarle, lo vogliamo dire da qui alla destra che ogni tanto ci accusa che la nostra battaglia sia per l'uguaglianza sia una battaglia per cancellare le differenze. È tutto il contrario, è una battaglia per mettere a valore quelle differenze garantendo però a tutte e tutti uguali diritti e opportunità, così come credo che sia il tempo di continuare a intraprendere la lotta su cui ARCI e altre associazioni avevano raccolto tantissime firme qualche anno fa e che dica che non è accettabile che nessuno tolga il diritto di sentirsi a casa a persone, bambine e bambini, ragazze e ragazzi che sono nati, cresciuti in Italia e che sono italiani.